Buonasera a tutti, benvenuti su Pavia 1 TV, l'ennesima puntata di C'è posto per tutti. Sono Don Pietro e questa sera parleremo di un evento particolare che ogni anno, liturgicamente dal 2004, la Chiesa Cattolica propone alla devozione dei fedeli. Quest'anno, domenica 16 maggio, questo evento è coinciso con la festa dell'Ascensione e si tratta della canonizzazione e della data in cui si fa la memoria liturgica di San Luigi Orione, il nostro santo fondatore. Don Orione, meglio conosciuto nel territorio alessandrino, pavese, ha fondato tantissimi istituti per poveri, disabili, ultimi, emarginati. Ed è da quel Vangelo di strada, da quel Vangelo di incontri di periferie e di vite ferite che prende forma la vera vocazione di San Luigi Orione, tra poveri e giovani, sempre sul pezzo con lo strumento della carità per far conoscere l'amore di Dio a chi più ne ha bisogno e per tutti portare a Dio e alla sua Chiesa, al dolce Cristo in terra, al Papa. Questo era Don Orione e molto altro. Per capire chi è questo santo, questa sera entriamo in punta di piedi in un luogo consacrato all'evangelizzazione, il piccolo Cotolengo di Tortona. Don Orione amava chiamare questi bambini, questi giovani, non ospiti ma padroni, definendoli le sue perle, i suoi tesori più preziosi. Questi erano i nomignoli affettuosi, alti e profondi che il Santo Fondatore riservava a queste vite fragili, ferite, ma tanto piccole e fragili quanto sante e illuminanti. E proprio così Don Orione pensava che il piccolo Cotolengo e che questi istituti non fungessero solo da centro di aiuto, centro d'accoglienza, centro in cui sperimentare il Vangelo nella cura ai poveri, ma ostensorio, luogo in cui mostrare a tutti, quelli con e quelli senza Dio, le meraviglie dell'amore. Entriamo in punta di piedi nel piccolo Cotolengo di Tortona. Bene, ascoltiamo ora la testimonianza e il saluto della Madre Superiora, Carmen Aquino, oltre ad essere la Superiora della Comunità, anche la Direttrice Generale dell'Istituto, che pensando ad Don Orione ci rivolge alcune parole affettuose e le parole che vive da figlia di Don Orione. Sia per questo posto mi piace fare del bene sempre, del male mai a nessuno, quello che ha fatto San Luigi Orione, che cerco anch'io di fare nel mio piccolo. Don Orione era un uomo di pace, di amore. Credo che questa stessa pace e amore è quello che trasmettono i bambini. E stare accanto a loro ti fa stare bene, ti fa superare tante difficoltà, tanti anche alle volte dei problemi che noi abbiamo personalmente, anche a livello caratteriale, a livello anche delusioni,
tante cose che portiamo come bagaglio e che ci fa soffrire. Loro sono quelle che alleviano in certo modo il nostro dolore, e ci fa stare bene, però proprio bene. E ci fa sentire felice quando abbiamo riuscito a conquistare questa serenità attraverso di loro. Ciao a tutti, vi aspettiamo, venite a trovare i nostri bambini appena superiamo questa crisi, così diciamo crisi problematica del coronavirus. Bene, ora ascoltiamo una voce importante, eloquente da un punto di vista tecnico e umano. Lui ha una formazione pedagogica, è un educatore, all'interno del Piccolo Cotolengo è un coordinatore, quindi un punto di riferimento per tutte le figure professionali, e un esperto nel trattamento della cura dei bambini. Sto parlando di Michele Rebora, che ora ci apre una finestra su quanto accade dal punto di vista della cura e dello stare in mezzo ai bambini. Vediamo. Ciao Michele. Ciao. Allora, questa è la tua casa da diversi anni, perché definirlo solo un posto di lavoro, conoscendo lui, che vedo veglia anche sull'ufficio, sì, è qualcosa di estremamente riduttivo, e quindi la domanda è banale, è scontata. Spero che non sia una risposta chilometrica, ma tu sei capace di sintesi. Che cos'è per te questo posto? Bravo, tante cose. Essere sintetico non è semplice, ma è, diciamo, un po' la casa di adozione, la casa dove ho riscoperto un altro modo di intendere la vita rispetto a un passato che era molto diverso, sia come percorso di studi che come idea di futuro. Qui dentro ho trovato, diciamo, in un certo senso me stesso attraverso gli altri, e degli altri molto speciali, molto particolari. Questo è, credo, sia quanto di più sintetico posso dire. Ovviamente, ma tra l'altro nella sintesi hai centrato, insomma, penso che sia stata l'esperienza di tutti noi che siamo passati di qui. L'altra domanda, apparentemente banale per chi ti conosce, ma non per chi deve conoscerti, è: qual è la tua professione? Allora, io nasco educatore e continuo in un certo senso a essere educatore in un altro ruolo. Io in questo momento sono in direzione come supporto della direttrice, che è Suor Carmen, però riesco a in un certo senso declinare quello che è un approccio pedagogico e non prettamente amministrativo in direzione, che è una sfida bellissima, cioè è un modo diverso anche lì di interpretare un ruolo che normalmente è piuttosto granitico, antipatico, quello del coordinatore, e farlo in modo diverso, cioè cercando di comunicare con tutti, far comunicare tutti, ed è molto bello e gratificante. Indubbiamente. E in questo luogo, come del resto era tipico di Don Orione, non ci si ferma alla cura della persona, ma a dare un messaggio fortissimo e ad accogliere anche chi vuole dare una mano, chi vuole vivere questa esperienza. Ma mi fermerei al primo aspetto, che è quello di non fermarsi alla cura. Quello che ti viene. Non fermarsi alla cura, ma essere cura, ecco. È un po' sottile e un po' ruffiana, forse, come affermazione. Molto, però è bellissimo. Però no, è terribilmente vero, nel senso che qua dentro devi essere sincero, autentico, se no non funzioni. Nel senso che non funzionare non vuol dire essere una macchina che non fa bene il suo lavoro, vuol dire essere una persona che sta male con se stessa. Se sei coerente con quello che provi e quello che desideri, allora anche la sofferenza, che qua dentro è una caratteristica purtroppo pregnante, diventa risorsa, perché taglia, perché qua non mi vengono le parole, ma vai tranquillo. No, 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 e io invece non taglierei, perché ti spiego.
Così si sente anche. È un'estrema verità quella che stai dicendo, anche da un punto, la trasmetti anche con l'emotività. È evidente che tu sei parte di questo posto, per cui lungi da me l'idea del tagliare qualcosa di più prezioso, delle cose belle ma un po' ruffiane. Sì, no, e invece senti, tornando alla come dire, questo luogo ha un'accezione evangelica che stava molto a cuore ad Onorione, no? Per cui un Vangelo vivo che viene mostrato attraverso la vita dei bambini e la cura che se ne può avere. Quindi queste due dimensioni. Per fede il Vangelo ci dice che in loro vive il Signore dall'altra parte chi si fa carico di loro si fa carico della vita di Dio, ma allo stesso tempo permettendo l'affluire di persone, di volontari, di visitatori, si offre, è una parola brutta, vetrina, forse meglio ostensione, un ostensorio di questa vita fragile ma potente, forse a volte capace di arrivare così forte alla corde di chi li incontra, volontari, visitatori, genitori, parenti, amici, da cambiarne i connotati. Cioè sono bambini che ti cambiano la vita. Ma come hai detto tu, non è una vetrina, è un posto dove stare insieme e stare insieme alla pari, cioè è un posto di condivisione, è un'opportunità di incontro. Un terreno di reciprocità. E di reciprocità, esatto. Mi ero rubato la battuta perché volevo... Non volevo, scusa. Però è proprio, che è un po' un mio pallino questa cosa. È proprio questo, esatto. La cosa meravigliosa e sconvolgente di questo luogo, che non è un posto di cura dove la cura arriva asimmetricamente da una parte sola. Si cura e ci si fa curare. Come? Attraverso lo scambio e l'incontro con un mondo che oggettivamente non tutti, se non lo vivi, non lo incontri veramente, non lo vivi con la pelle, con il corpo, con il respiro. Una terra di mezzo dove si incontrano esistenze diverse ma con fragilità comuni. Sì, che ti fanno comunque anche da specchio, cioè si creano delle dinamiche veramente molto complesse. È molto interessante per chi ha voglia di aprire mente e cuore anche a un discorso introspettivo, cioè rimettersi in discussione, riguardare cosa c'è veramente dentro di sé. Dico, diciamo che è un gioco dove si pareggia, eh? Chi esce ha dato tanto ma ha preso altrettanto. Un'ultima battuta sulla polifunzionalità di una struttura che è struttura, tecnicamente parlando, sanitaria, anche giuridicamente, sì. Un RSA? Allora, è un percorso di crescita e diciamo anche un grande, grosso, enorme laboratorio. Sì, no, ma prima di arrivare alle accezioni non laterali in termini di importanza, ma da un punto di vista tecnico, voi come risultate, per esempio, all'ASL? Anche qui si sta trasformando, era una RSA, certo. Da RSA è diventata una RAF, anche se la denominazione conserva la vecchia accezione di RSA, e diventerà qualcos'altro probabilmente. Ma per adesso ha cambiato l'acronimo. Sì, e ce n'è uno che arriverà coniato proprio per noi, proprio perché non rientriamo in nessuna di queste categorie. Perché, come dicevo, interessante, quindi struttura sanitaria, sì. Personale pedagogico, personale medico, sì. Riabilitativo. Personale riabilitativo, socio-sanitario, sì. E però anche, religioso, ovviamente, ci sono le religiose che hanno anche competenze in questo senso, sì. Ma c'è anche tutto quello aspetto non banalmente imbastito, ma con grande centralità, che riguarda il volontariato. Esatto, addirittura sì. Voi avete una foresteria, adesso vabbè, siamo in tempo di Covid, no? Ma spendibile non solo per l'alloggio dei familiari che magari arrivano da tutta Italia, perché è il caso di ricordarlo, questa è una struttura atipica, sì. Per cui unica nel suo genere. Ci sono bambini che arrivano dal sud, dal centro, quindi Italia e non solo. E non solo, ecco, no? E qui non è una questione relativa alla migrazione, ma no. Relativa al tipo di servizio così particolare. Esatto. Addirittura mi pare di ricordare l'accoglienza di diagnosi
uniche, nuove, sconosciute, semisconosciute. Sì, esatto. Non mi hai detto di essere sintetico, non entro nel dettaglio, ma ci sono Fai, interessa molto questo. No, è interessante proprio perché sono due o tre casi che stanno facendo letteratura, sono seguiti perché sono malattie talmente rare che ce ne sono, per dire, 4 sul territorio italiano, 72 nel mondo, quindi non c'è ancora letteratura. E questi ragazzi, che da bimbi, ora sono arrivati alla soglia di 18 anni, sono seguiti da equip statunitensi che vengono ogni 2 o 3 anni a monitorare, controllare e seguire proprio per fare letteratura sulla. E tutto questo gestito anche e alternato con una situazione che è certamente terapeutica, ma anche pedagogica, sempre nell'ottica della reciprocità, di un gioco di fuochi incrociati, e la presenza di volontari, giovani volontari, volontari istituzionali formati che appartengono a un vero e proprio gruppo vostro, ma anche volontari, come può essere il gruppo Scout, piuttosto che... Non è solo un volontariato organizzato in rete, ben organizzato, certo. E la bellezza e l'apertura anche alle esperienze, sia di singoli che di gruppi. Scuole. Scuole, ecco, di un po' tutte le età, cioè ragazzi anche molto giovani che cominciano a affacciarsi alla diversità e a rendersi conto che esiste un mondo altro da quello che conoscono. Persone che hanno in mente di fare percorsi già un po' più specifici, diversi, religiosi, ma hanno ancora dubbi e se li chiariscono magari vivendo un'esperienza qui, o semplicemente gruppi di scout, come dicevi tu, ragazzi di oratori, c'è un po' di tutto. Questa foresteria ci aiuta come appoggio logistico e sono esperienze sempre molto 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 ricche. Bene Michele, io adesso mi fermo, ti avevo chiesto pochi minuti, sono stato un ruffiano anch'io. È stato veramente potente, bello e illuminante. Spero che le immagini concesse dalla privacy rendano giustizia alle tue parole, perché questo è un mondo veramente magico, questo è un mondo creato da un santo che aveva già visto tutta questa potenzialità, questa è proprio una particolarità dei santi, prima ancora che nascesse. Ti auguro un buon cammino. Grazie. E un buon servizio in mezzo ai tuoi bambini. Ciao. Grazie. E dopo aver esaminato insieme con Michele questa complessità della struttura dell'opera che si è evoluta dai tempi di Don Orione fino a oggi, intendiamoci bene, come detto poc'anzi, già pensata dal fondatore allora come sarebbe stata oggi, incredibile. Don Orione fonda un'opera, Don Orione accoglie i poveri nell'opera, ci mette una comunità religiosa, quindi una comunità che prega, una comunità che evangelizza non con un libro in mano, ma attraverso la cura dei poveri, mostrare il bene e l'amore per i poveri, una comunità che accoglie volontari e che oggi nella sua complessità diventa il luogo della comunità religiosa, il luogo della cura anche tecnologica all'avanguardia con le terapie alternative, musicoterapia, arte terapia, pet therapy e chi più ne ha più ne metta, e anche il luogo dell'accoglienza non solo dei volontari istituzionali che appartengono all'opera Don Orione, che fanno formazione per essere sia spiritualmente orionini che poi formati nell'accoglienza e nella cura di certe fragilità, di certe forme di disagio fisico e psichico, ma anche le scuole, i gruppi scout, i giovani, gli universitari. Qualcuno di loro si è veramente preso a cuore la vita di alcuni di questi bambini. Ora vediamo che cosa ha da dirci Sofia Ruzza, una studente di psicologia che da anni frequenta l'istituto e si è innamorata dei ragazzi. Sentiamo. Ciao a tutti, io sono Sofia e sono una volontaria del Piccolo Cotolengo. Sono qui per raccontarvi intanto la mia esperienza e il mio percorso come volontaria e poi un po' più nello specifico che cosa fanno i volontari. Io ho iniziato il mio percorso nel 2012 e non avevo neanche 15 anni. Facevo prima superiore, ho iniziato attraverso il volontariato studentesco. Infatti nel mio liceo veniva data la possibilità agli studenti di fare esperienze di volontariato in diverse realtà tortonesi. E io scelsi appunto quella del Piccolo Cotolengo
E così era già in realtà diverso tempo che volevo intraprendere questo tipo di esperienza, ma un po' ero troppo piccola, un po' non era mai capitata l'occasione, così ho sfruttato l'occasione della scuola per poter iniziare. L'impatto, io arrivavo, sono arrivata al Cotolengo senza nessun tipo di esperienza di volontariato e senza grandi conoscenze del mondo delle disabilità, quindi era tutto un mondo nuovo, però ero molto volenterosa, questo assolutamente. E ho iniziato, diciamo che l'impatto con la struttura è stato forte, perché non può essere diversamente, ma subito mi ha fatto capire che ero nel posto in cui volevo essere e che avevo voglia di mettermi in moto per aiutare questi bimbi e per poter supportare il personale. E quindi ben presto mi resi conto in realtà che le 2 orette settimanali di volontariato studentesco non mi bastavano, ma volevo dedicarmi il più possibile ai bambini, per cui mi staccai dal volontariato studentesco e diventai volontaria della struttura. E questo fu un passaggio fondamentale, perché comunque mi permise di fare tantissime esperienze e di potermi dedicare con tutta me stessa a loro. Ricordo che inizialmente facevo soprattutto attività di maternage, ossia semplicemente coccolavo i bambini, soprattutto i bimbi più piccoli, perché comunque si tratta di bambini che spesso vivono molto lontano dai genitori e vedono poco i genitori. Per cui è fondamentale per loro una vicinanza proprio fisica, sentire la vicinanza di qualcuno e sentirsi coccolati, sentirsi accolti, sentire il calore umano e poter aiutare il personale che deve dispensare coccole a così tanti ospiti. È stata un'esperienza bellissima, e ricordo che mi commuovevo ogni volta che un bimbo si addormentava in braccio, perché mi faceva capire di essere riuscita a fare qualcosa per loro. Bastava davvero pochissimo. Poi in realtà le esperienze fatte nel corso degli anni sono le più disparate, perché mi è stato permesso di aiutare il personale nelle attività di ipoterapia, piuttosto che di pet therapy, piuttosto che di esperienze in piscina, tutte cose che intanto mi permettevano di fare qualcosa nel concreto, ma poi erano di importanza fondamentale per i bambini, per riuscire a stimolarli sempre il più possibile, ma anche semplicemente poterli accompagnare in una passeggiata in centro. Per loro era già un elemento fondamentale poter fare un'esperienza un po' diversa dalla loro quotidianità. Ecco, questo è un po' quello che fanno i volontari, quindi dal semplice stare a fianco al bambino a poterlo accompagnare in diverse esperienze. E quello che ti torna indietro è tanto, perché intanto in questa struttura sostengo sempre che si respiri la vita, e sembra un po' paradossale, perché comunque le nostre perle, come le chiamava Don Orione, diciamo sono perle che vivono in condizioni di salute molto precarie, sono bambini molto delicati, che spesso hanno prognosi non ottimiste e che hanno bisogno di moltissime attenzioni e cure dal punto di vista medico. Ma nonostante ciò ti permettono di respirare la vita, perché ti permettono di ti mostrano un attaccamento alla vita che ti porta proprio a farti 2 domande e a rivedere un po' il concetto
di vita stessa, quindi quello secondo me è uno spunto di riflessione, di arricchimento davvero incredibile. E poi soprattutto una cosa che sottolineo sempre con, diciamo, con molta attenzione è il fatto che ti insegnano ad andare oltre. Questo perché comunque con loro non si privilegia il canale comunicativo, ma, o meglio, non comunicativo verbale, ma si devono privilegiare altri piani, come quello strettamente sensoriale. E aver imparato, grazie agli educatori, ai neuropsicomotricisti, poter stare al loro fianco, poter capire il loro sguardo, potergli far sentire la mia presenza e vedere comunque in loro una reazione, vedere che la mia vicinanza ecco, poteva farli stare meglio, poteva essere d'aiuto per loro, è stato davvero un regalo grandissimo. Ecco, la mia esperienza è questa, penso che sia un'esperienza che mi abbia cambiato la vita e mi abbia permesso intanto di imparare un sacco di cose che prima non sapevo, e poi di donare un po' di amore. Solo l'amore salverà il mondo, usava a dire Don Orione. Suor Carmen ci ha ricordato che fare del bene è importante, farlo sempre, farlo a tutti, del male mai a nessuno, come diceva il santo, ma anche questa frase importante, memorabile, solo l'amore salverà il mondo, ci riporta sui passi del Vangelo. Quindi salvare e salvarci vuol dire fondamentalmente amare, stare nell'amore e a contatto con queste vite fragili che sembrano in modo univoco avere bisogno di cura, d'aiuto, di sostegno, in realtà lasciarsi amare da Dio, lasciarsi trasformare, perché questi bambini hanno il potere di trasformare anche i cuori più induriti in qualcosa di meraviglioso. Ringraziamo il nostro santo per quanto ci ha dato, mandateci una mail, arrivederci alla prossima puntata.